Bentrovati con l'edizione di Stadio News 24 di Salo Piccolo. Parla Alexander Trajkovski, l'attaccante macedone, dopo la vittoria con la Ternana, guarda con fiducia le prossime partite e al match di giovedì contro il Cesena, puntando sulla forza del gruppo e sul rendimento personale tornato su buoni livelli. Trajkovski afferma inoltre come sia stata importante la vittoria conseguita proprio sulla Ternana e che a Cesena sarà una partita difficile, ma aggiunge che il Palermo fuori casa ha sempre dimostrato di essere una squadra compatta ma soprattutto unita, sia in campo che fuori. In vista della sfida a Cesena si inizia già a pensare ad un possibile 11 titolare in campo. In porta intanto ci sarà sicuramente Posavec, accompagnato in difesa dalla linea 3 formata dai soliti Cionek, Struna e Belusci, quest'ultimo in ballottaggio con Scemischi. A centrocampo si va verso la conferma di Jajalo in cabina di regia, affiancato da Muranski, in vantaggio su Gaorè, oltre al solito supporto degli esterni Alesami e Rispoli in fase offensiva. Čočev, salvo sorprese, non sarà in partita. In attacco, infine, Coronado non si tocca, la sua posizione sulla carta è puramente teorica. Il brasiliano svarierà come sempre su tutto il fronte offensivo per creare gioco e supportare le punte. Al momento l'unico certo del posto da titolare sembra essere Lagumina, mentre al suo fianco è ballottaggio aperto tra Trajkovski ed Embalo. Il Palermo a teatro, i giocatori rosanero, il tecnico Bruno Tedino e tutta la dirigenza guidata dal presidente Gian Marva sono stati ospiti d'eccezione lunedì sera dal main sponsor Sicily by Car al Teatro Massimo di Palermo per assistere al concerto di Natale. Un evento accolto con gioia dal presidente Giovanni Gian Marva, che ha dichiarato come questo sia un momento di grande unione per scambiarsi gli auguri di Natale e anche di grande serenità. È tutto per questa edizione dell'Isalo Piccolo, appuntamento alla prossima.